Eder, Mech, Pallister. Da oltre un anno non si hanno notizie di Greta Spreafico, la cantante di Erba scomparsa la notte tra il 2 e il 3 giugno 2022 mentre si trovava a Porto Tolle, in provincia di Rovigo. Inizialmente indagato per il suo caso è stato Andrea Tosi, amico della donna, poiché era stato l'ultimo ad averla vista alcune ore prima della sua sparizione il 3 giugno 2022. Tuttavia, la richiesta di archiviazione è stata presentata per lui. L'uomo avrebbe inviato un messaggio su WhatsApp a Greta alle 11:42 del 3 giugno. Ho sbagliato, mi sono innamorato di te e l'ho confessato. So che non eri cambiato, ma rimarrai sempre nel mio cuore. Tosi ha spiegato a Tele Lombardia che per lui non è finita. Finché Greta non viene trovata, per me non è finita. Ha anche ribadito di non aver fatto nulla di male, non farei mai del male a nessuno. Ti dico la verità, volevo solo morire tranquillamente. Durante le indagini, Tosi ha ammesso di essersi lasciato andare, poi qualcosa mi ha detto, vai in comunità. E ci sono andato. Sono stato lì per 5 mesi e mi sono ripreso. In quel periodo, mi sono sentito oppresso dal peso di Porto Tolle, perché mi guardavano come se sapessi qualcosa. Mi sentivo sotto pressione. Ha continuato a sostenere la sua innocenza, non avrei mai fatto del male a Greta. Mai. Mi manca, lo dico sinceramente. Penso a lei ogni giorno. Ma non c'era altro tra noi se non la musica. Basta. Tosi è convinto che qualcuno l'abbia fatta sparire, deve essere indagato, ma non per colpa mia. Inoltre, Tosi crede che Greta non si sia suicidata, è impossibile. Con una voce così, era piena di vita e aveva voglia di cantare e divertirsi. Avrebbe mai messo fine alla sua vita così? No, non ci credo. Non ho mai temuto nulla perché sapevo di essere innocente. Qualcuno l'ha fatta sparire. Non so chi abbia nascosto il suo corpo o la sua macchina. È un mistero, un vero mistero. Non dimenticare di iscriverti a questo canale.